Salve a tutti, io sono Alessio Di Blasio e vi ridò il benvenuto sul mio canale Magic Stage, il palco magico. E oggi andiamo a vedere come registro le tracce audio delle poesie che ho inserito e delle altre che magari sto facendo o altri lavori, insomma, comunque come si registrano le tracce audio. E partiamo subito con, come al solito, con una slide e poi andiamo avanti nel discorso. Vi farò vedere anche, penso, un piccolo pezzo di registrazione, così vedete proprio come la effettuo. Allora, ovviamente qualsiasi registrazione bisogna premunirsi di un microfono, che comunque non è detto che dovete acquistare, perché con un semplice telefonino, insomma, si fanno delle registrazioni ottime. Il problema magari possono essere i beep che arrivano mentre registrate, dei messaggi, o insomma notifiche varie, quindi questo è magari un problema. Se no, anche i telefonini registrano molto bene la voce, hanno dei programmi interni di registrazione per la maggior parte dei cellulari che vanno benissimo. Comunque, se dovete acquistarne uno, o con attacco USB che si attacca direttamente al computer, oppure magari un attacco XRL e AUX. In questo caso va presa in considerazione l'acquisto di una scheda audio dedicata, che magari potete anche utilizzare, come faccio io nel caso l'andate a acquistare, per crearvi una piccola stazione audio separata, dove magari ci potete andare a fare gli effetti sonori, la musica, comprando un piano e tutto. Io vi farò vedere la mia in un successivo video, in maniera tale che capite come mi sono organizzato. Ora mi rimetto un attimo in primo piano, cioè non a tutto schermo, magari sono un po' bruttarello, però insomma, diciamo, e vi faccio vedere come registro le tracce. Io ho un microfono che poi vedrete, insomma, qua a fianco, uso questo qua, insomma. Cambio inquadratura. Eccoci, ho cambiato inquadratura e, come vedete, ho questo microfono qui, che è un microfono in realtà cinesissimo, nel senso, l'ho comprato su Amazon, l'ho pagato pochissimo. È un microfono non altamente professionale, però comunque, insomma, il lavoro suo lo fa. E quando registro ci metto pure, io lo chiamo il cappuccetto, cioè comunque, insomma, la parte, questa parte qui, questa schiuma, che attutisce un po' i rumori esterni, quindi comunque va un po' a concentrare soltanto il vocale sul microfono. E se le trovo, perché non so dove le ho messe, c'ho anche le cuffie. Scusate un attimo che trovo le cuffie e ritorno. Rieccomi con le cuffie, eccole qua, che nel mio caso vado a inserire, appoggio un attimo, direttamente qua sul jack del microfono. Alcune volte, diciamo, esiste il jack, come nel caso di questo microfono qua, altre volte no. Comunque, insomma, io ho la fortuna di averlo e lo uso. E mettendo le cuffie, uno sente praticamente in cuffia quello che è il risultato della parlata, insomma, sente meglio, insomma, il ritorno della propria voce in cuffia. E attualmente per registrare utilizzo Audacity, che è un programma open source che viene distribuito, almeno attualmente, gratuitamente, spero sempre di sì. Metto l'interfaccia qua un attimo al lato per farvela vedere, permette di registrare abbastanza semplicemente delle tracce audio che eventualmente possono anche essere più di una, quindi sovrapposte, come vedete in questo momento sullo screenshot che ho fatto. E quindi, insomma, avrei ottime possibilità per fare degli audio più che professionali, insomma, perché comunque, una volta lavorati, fatta magari aggiunto qualche effetto di nitidezza o di compressione, insomma, dipende dal tipo
risultato che volete ottenere, escono poi insomma degli audio secondo me molto, molto buoni. E il prossimo video invece parlerà, no? Della ricerca della documentazione visiva per quanto riguarda diciamo le poesie animate che sono l'argomento di cui sto trattando in questi video, insomma. E niente, ci vediamo quindi al prossimo video.